Eccoci, questa non è una rapina, è semplicemente la presentazione di un romanzo edito da Damster Edizioni, il cui titolo è Sporchi affari di condominio. Lasciate che vi mostri la copertina. Questa immagine dovrebbe catapultarvi all'interno di questo condominio, i cui condomini sono grotteschi, fatiscenti, sopra le righe, ma garantito vi terranno compagnia fino all'ultima pagina. Quando nasce Sporchi Affari di Condominio? Nasce nel lontano 2011, al termine di un precedente romanzo. Mi metto a scrivere le prime pagine di quello che diventerà un romanzo dumpster. Dal 2011 al marzo 2019 non me ne sono stato con le mani in mano, ho scritto altro, ho scritto parecchio, però questo romanzo è sempre rimasto lì al calduccio nel cassetto e man mano che passavano mesi aumentava di volume fino a diventare, un bel mattone. Perché leggere Sporchi Affari di Condominio? Per tre motivi. È un romanzo noir, le scene piccanti non mancano e poi, è arrivato primo al Giallo Festival 2019. Ecco, diciamo che le presentazioni dei libri sono un po' come i bikini. Le parti migliori, ahimè, restano nascoste. Ad ogni modo, buona lettura. A presto.